elettroniche. ORAE è un sistema relativamente giovane, ha 10 anni, però in questi 10 anni ha dimostrato di essere un sistema che funziona molto bene, nonostante ci siano ancora diverse situazioni che cerchiamo di combattere in tutte le maniere, e continueremo a farlo. Mi riferisco in particolare alla cannibalizzazione dei rifiuti e sostanzialmente anche alla cannibalizzazione che ancora riveste percentuali importanti nel mondo della raccolta dei rifiuti. In collaborazione con le associazioni dei recuperatori e col mondo dei comuni stiamo cercando di porre i rimedi a questo tipo di fenomeno. L'altro aspetto sul quale ci stiamo concentrando in maniera importante negli ultimi tempi è il discorso dell'aspetto legato all'adeguato trattamento. Ora, con l'emanazione del decreto concorrenza, le porte sappiamo di avere completamente disponibili a portare in porto questo decreto sia il Ministero dell'Ambiente che il Ministero dello Sviluppo Economico, no? Che ci auguriamo venga fatto il più rapidamente possibile, perché anche questo siamo convintissimi sarà un momento che ci consentirà di migliorare ulteriormente non solo la quantità dei rifiuti trattati, ma anche di eliminare ancora quelle, come dicevo prima, importanti sacche come posso dire, di criminalità che sottraggono i rifiuti. Buoni sono i risultati che stiamo registrando per quanto riguarda l'applicazione dei cosiddetti decreti uno contro uno e uno contro zero. La distribuzione, che è la principale artefice di questi due metodi di raccolta, che in buona sostanza noi amiamo dire che attraverso l'uno contro uno e soprattutto l'uno contro zero non è più il consumatore che va all'isola ecologica, ma è l'esatto opposto, è l'isola ecologica che va dal consumatore, soprattutto quando parliamo di RAEE di piccolissime dimensioni, fino a 25 centimetri. Okay? I dati anche per il 2017 ci stanno dando ragione, però vorrei rimanere dei tempi. Se avrò l'opportunità vi potrò dire dopo com'è l'andamento della raccolta nel corso del corrente anno, da gennaio a settembre di quest'anno. Grazie mille. Grazie a lei, è stato anzi più rapido, perché le domande che volevo fare al Presidente Dezio, le apparecchiature elettroniche, hanno un dato che sicuramente è contraddittorio, no, però ha degli aspetti di contraddizione, nel senso che vediamo una crescita negli ultimi 2 anni, addirittura del 4, del 5%, quindi del 10% in 2 anni, ma siamo ben al di sotto da quello che è l'obiettivo da raggiungere. Quali misure concrete intravede da poter mettere in atto in questo settore? Ma guardi, è vero quello che lei ha detto, anche se lo scorso anno già abbiamo visto un aumento della raccolta e, come dicevo prima, a settembre di quest'anno, del 2017, rispetto a settembre dello scorso anno, registriamo un più 6%. C'è una chiara tendenza di aumento della raccolta in tutti e 5 i raggruppamenti. Voi sapete che le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono ripartite in 5 raggruppamenti, ok? Siamo fiduciosi. Siamo lontani dall'obiettivo della raccolta? Sì, certo, ne siamo coscienti, in parte l'ho detto prima, no? Diciamo che il raggruppamento che inevitabilmente ci sta dando delle soddisfazioni, ma è fuori di dubbio che ne potrebbe dare molte di più di queste soddisfazioni, è il raggruppamento quarto, nel quale vengono raccolte tutte le piccole apparecchiature, no? Okay? La tentazione di non seguire attentamente quello che ci dice, quello che la legge chiede, quello di conferire queste piccole apparecchiature all'isola ecologica, è
è ancora tanta da parte del consumatore finale. Stiamo portando avanti in maniera veramente interessante e incisiva quelle che sono, in collaborazione con la distribuzione, quello che è il decreto sull'uno contro zero. Ci sta dando dei buoni risultati. Devo dire che la distribuzione si sta impegnando, però certo va fatto di più anche come cercando di ridurre un po' gli aspetti burocratici. Si può certamente fare di più, non registriamo, e poi non va dimenticato quello a cui accennavo prima. Ancora troppi rifiuti trovano strade non corrette, ok? Ancora troppi rifiuti, lo ribadisco, trovano strade non corrette, ok? Ecco, è vero, devo dare assolutamente atto a quanto diceva il dottor Grillo relativamente al decreto sull'adeguato trattamento. La collaborazione che abbiamo visto nei mesi passati con ISPRA e con il Ministero dell'Ambiente è stata veramente importante, continua ad esserci questa collaborazione, però, ok, e qui correndo il rischio di essere anche un po' forse scortese, devo dire, se la stessa normativa nazionale che prevede una possibile gestione dei RAEE da parte di tutti coloro che sono autorizzati alla raccolta dovrebbe in una certa qual maniera, dal mio modesto punto di vista, imporre non impone una responsabilità equivalente a coloro che avviano a trattamento in maniera non corretta. Questo è un altro aspetto che forse varrebbe la pena di evidenziare, no? Okay? Perché ancora, e quindi rifaccio a due aspetti dell'intervento di Stefano Ciafani, i controlli. Abbiamo bisogno di controlli, abbiamo bisogno di più controlli, e poi il discorso dell'economia circolare, cioè da una parte chiediamo un certo tipo di corretto e adeguato trattamento, dall'altro non abbiamo controlli che vanno a vedere, cioè mi sembra un po' queste due cose, no, che è un po' in contrasto con tutto quello che è il discorso che è legato all'economia circolare, no? Okay? Ecco, questo è il punto, e questo mi riporta a dover dire ancora una volta: servono i controlli, ok? Ecco. Benissimo, benissimo, grazie molte, prendo atto con il favore, situazione che al 4% l'anno scorso, al 5% di quest'anno si aggiungerà possibilmente un 7% almeno, insomma, quindi. Questa è la tendenza che registriamo a settembre. Molto.